Qui oggi è Snackina, siamo sempre in compagnia di Nana Sevenfold. Ciao. E niente, qui oggi siamo di nuovo con un episodio di Applicazioni che Passioni, ma con una piccola variante. Quest'oggi non sarà Applicazioni che Passioni, ma andremo a scoprire ROM che Passioni. ROM che Passioni, che cos'è? È semplicemente una puntata dove vi andrò a far vedere una ROM, ovvero sia una variante del sistema operativo, diciamo, una variante di Android modificata da alcuni sviluppatori, in questo caso di XDA, un forum di ROM modificata appunto. E niente, vi andrò a far vedere appunto una ROM modificata che ho installato sul mio Galaxy Nexus e vi farò vedere i pregi e i difetti che potrebbe avere appunto l'installazione di una di queste. Quindi ragazzi, e passiamo direttamente al telefono e niente. Ci vediamo con il telefono acceso. Zoom pappa, zoom pappa, zoom pappa. Parte le cacate con i miei piedi come in quell'altro video. Passiamo subito al telefono. Allora, partiamo con il dire. Che cosa? Se non è tanto questa strada avanti, dormenti Sì, comunque. si dovrebbe. Speriamo, sono decisa. Stiamo parlando del microfono. Partiamo col dire che cos'è che ci induce a installare principalmente una ROM modificata. La ROM modificata principalmente è il motivo più grosso, diciamo, è quello sia della personalizzazione che dell'estremo miglioramento che gli sviluppatori portano a una ROM originale. Infatti, anche se questo qua è ufficiale Google, gli sviluppatori sono riusciti a ottimizzare talmente tanto il sistema operativo che io, che appunto avevo una ROM ufficiale, montando questa qui, che è la Paranoid Android 3+, quindi l'ultima versione della Paranoid Android, veramente si nota la differenza enormemente. Cioè, la fluidità del telefono è aumentata di tantissimo. E RAM libera spropositata, velocità spropositata, fluidità unica. Comunque, a parte tutto quanto questo, se abbassi un pochino di più, non sono costretto a fare così con il telefono. Passiamo subito allo sbloccare il telefono e a mostrarvi le mie piccole personalizzazioni, in quanto questa ROM è particolarmente modificabile, ma io diciamo che sono andato a modificare di tanto alcune cose, ma non più di tanto. Comunque, andiamo subito a sbloccare. Sbloccando il telefono, la prima cosa che risalta all'occhio è che non c'è più nella mia personalizzazione la barra in alto, quella a tendina, vedete? Non scende più, né ci sono più i tasti a schermo qui sotto. Perché con questa ROM, la Paranoid Android, tenendo premuto il tasto di accensione, mi sono scordato di dire, per installare le ROM modificate abbiamo bisogno di un root e quindi di sbloccare il telefono. Soltanto dopo possiamo andare a modificare il telefono. Questo ovviamente, queste modifiche vanno a invalidare la garanzia, anche se con altre piccole modifiche possiamo riportare tutta la normalità e comunque in linea di massima i centri assistenza, se si dovesse rompere qualcosa del telefono, raramente vanno a vedere che ROM è montata nel telefono. Consiglio comunque, se lo dovete portare in assistenza, di riportarlo originale se dovete fare queste manovre. Comunque, come potete vedere, abbiamo delle funzioni in più, tipo il reboot, sarebbe il riavvio del telefono, gli screenshot direttamente da qui nel menu tenendo premuto il tasto di spegnimento e questa nuova voce Expanded Desktop. Che cos'è? È appunto il tasto che ci permette di attivare o disattivare i pulsanti sotto o il menu a tendina in alto. E, come vedete, questa ROM ci permette anche addirittura di modificare la barra in basso. Infatti, io oltre ai classici tre tasti del Galaxy Nexus ho anche questo che sarebbe il tasto dei menu. A parte questo, ritorniamo alla versione con desktop a tutto schermo. Voi vi chiederete, ma come faccio io a utilizzare i tasti che adesso mancano o a vedere la barra delle notifiche e tutto quanto? Beh, niente di più semplice, in quanto questa ROM ha implementato direttamente dentro se stessa la tipologia, diciamo un launcher a torta, chiamiamolo così,
che si attiva switchando dal basso verso l'alto, diciamo dove non ci sta niente, nella parte proprio scocca del telefono, verso un pochino in alto, ci darà questo menu. Questo menu, appunto, scrollando sopra questi tasti, ci permetterà di andare indietro, la home, di andare a le applicazioni recenti o le impostazioni. In più ci darà informazioni sulla data e ora. Questa barra in basso è la carica del telefono che possiamo ritrovare anche qui in percentuale. La linea wifi a cui siamo attaccati, data e giorno, diciamo, e il nostro operatore. Oltre a questo, però, a questi tasti, se noi andiamo qui, quindi andiamo a selezionare questa barra celestina, andando così, potremo andare nella nostra schermata delle notifiche. Adesso io, come voi vi ricorderete nell'altro video, ho Notification Toggle. Nell'altra schermata, invece, di qui, dove ci sta questa lineetta blu, possiamo andare nel secondo menu della barra delle notifiche, diciamo, nel secondo menu dove ci saranno le impostazioni, wifi e cose varie. Altra cosa particolare di questo, diciamo, launcher qui è la possibilità di spostarlo sia sulla destra che sulla sinistra che in alto. Come? Praticamente dovremmo fare uno switch veloce e poi decidere in che posto andarla ad alloggiare, vedete, in alto, sinistra o destra. Adesso noi la andiamo a bloccare sulla destra. Io adesso non è che sono costretto, vedete, non è che mi comparirà sempre il menu, ma semplicemente se andrò nel bordo estremo e farò un piccolo swipe, ehi, eccolo qui, Sto e farò un piccolo swipe, mi ritornerà tutto il menu di nuovo. Diciamo che qui è molto scomodo, molto comodo in basso o in alto nel caso voi siate abituati a utilizzare il telefono dall'alto. Comunque, mettere in alto, io vedo se adesso facciamo per esempio così, vedete? una cosa. Sta in giù. Però non avremo tutte quante le nostre informazioni perché lui le va a riconoscere in alto. In questo caso noi non le possiamo avere, vedete? Quindi riportiamolo nel mio posto giusto, eccolo qui. E questa qua, diciamo, sono delle piccole, piccole, oddio, andiamo a stravolgere parecchio tutto il sistema. Comunque delle piccole modifiche che si possono fare tramite questa ROM. Altre modifiche che possiamo andare, dove possiamo intervenire, è andando nelle impostazioni di sistema. Ehi. Ok, sbagliavo io a premere. Le impostazioni di sistema ora voi le vedete in questo modo, classiche. Vedete? Ci sono alcune voci in più, per esempio utente, poi ci sono queste voci più customization. Praticamente potremmo andare a mettere il tema predefinito, vabbè, della Paranoid, che poco ci interessa onestamente, io non l'ho proprio guardato. Ci saranno delle impostazioni in più sulla schermata di blocco. Una tra tutte quante è la creazione di altri widget o la possibilità di far ruotare anche la home di sblocco del telefono. Ora noi torniamo alla normale. E altre possibilità che abbiamo è andare a modificare le toolbar. Le toolbar sono appunto la barra in alto delle notifiche, la barra in basso qui sotto, diciamo, e il menu a torta, come vedete, potete vedere Pie Style. Andremo a modificare la grandezza della nostra barra, tipo adesso mettiamo gigante, bam, non si vede nemmeno più. Non entra neanche l'ora, non entra. Esatto, quindi noi andiamo a reimpostare normale. Quindi varie impostazioni che poi se la doveste installare potrete vedere più nel dettaglio andando a smanettare tutte quante queste cose. Ora torniamo indietro. Un'altra cosa veramente unica, che rende veramente questa ROM unica, è la possibilità di rendere il nostro telefono un ibrido tra telefono, phablet, ovvero sia la categoria nuova che ha creato Samsung tramite il Galaxy Note, o delle UI a tablet. UI vuol dire interfaccia a tablet. Ora, non so quanti di voi abbiano presente un'interfaccia del tablet. Io adesso ve la farò vedere, sperando che almeno qualcuno di voi ne riesca a capire le differenze. Sì, perché poco fa l'ha fatta vedere a me, E però non... lei proprio non ci ha capito una mazza. Perché più che altro non avendo presente... Cioè, sì, ho presente il tablet, ma non mi ricordo bene... Bene, Sì. comunque adesso qui non si può apprezzare bene, ma se noi utilizzeremo il telefono in orizzontale potremo notare
come appunto sembra un mini tablet, nel senso i tasti saranno riportati, non so se ce l'avete presente appunto, però ci saranno i tasti qui indietro, home e multi windows di qua, e poi ci saranno la barra delle notifiche qui proprio in stile tablet con il secondo menu anche, come potete vedere. Il tutto sarà gestito appunto come un tablet, ma la particolarità appunto di questa ROM è che non andiamo a modificare soltanto questa barra, diciamo, la barra delle notifiche, ma bensì noi abbiamo piena libertà di creare un ibrido, nel senso abbiamo questa come un tablet perché ci piace il tablet. Vabbè, questo qua poco ci interessa. Poi andiamo sul menu ad app facendo uno swipe. Porco. Facciamo appunto uno swipe, andiamo su o launch e possiamo andare a interagire con l'interfaccia. Interfaccia possiamo andare a modificare appunto ancora meglio i nostri colori, tutto quanto. La nostra densità di DPI per le icone, mettiamo 250, dovrebbero essere più visibili. Ok, sono leggermente più grandi, 250, sì. E in più possiamo andare su app. Su app possiamo bene decidere qualsiasi applicazione del nostro telefono, vedete anche quelle che non cambiano automatico, qualsiasi applicazione del nostro telefono renderla da tablet o da smartphone. Voi dite che chi più si vuol dire? Nel senso, vi faccio subito un esempio tramite, tramite le impostazioni. Ok, andiamo su impostazioni. Adesso sta impostato su 320, che è la densità pixel di uno smartphone. Andiamo a fare launch. E ci farà vedere l'impostazione come è adesso, diciamo, interfaccia smartphone, anche se qui siamo tablet, quindi è un ibrido tra smartphone e tablet. Noi torniamo indietro adesso. Porco. Sei sceso completamente. Ovviamente. Beh, ritorniamo lì. Aspettate un attimino. Up. Come potete vedere, intanto la fluidità è mostruosa. Comunque, impostazioni. Se adesso noi andiamo a modificare questa densità portandola ad una densità da tablet, il quale può essere 220, noi applichiamo, lui ci chiederà conferma ovviamente, noi andiamo in launch. Come vedete, la schermata si è leggermente rimpicciolita rendendola appunto una schermata più da tablet. Però aspettate, non riesco a capire il perché, però non me l'ha fatto diventare proprio da tablet, il che lo doveva fare. Questo è un problemino che no, non ho capito. Aspettate. Impostazioni. Ah, scusate. Questa qua sì è la densità, ma poi dobbiamo andare anche a impostare, se non mi ricordo male, 600. No, porco. Ma perché? Perché quando devo fare video Non non mi può andare ricordo le indietro. cose? No, mi esce. Ok. L'ultimo tentativo, poi non mi ricordo e quindi ciccia. Proviamo 720. Ah, in più possiamo andare anche a cambiare i colori della status bar, questa qui in questo caso, e di tutte quante le nostre impostazioni. Comunque, applichiamo. Lancia. Sì, ce l'ho fatta! Era 720 l'applicazione da tablet. Come potete vedere adesso, noi abbiamo una vera e propria interfaccia da tablet anche nel menu impostazioni, ovvero il tablet funziona che qui ci avremo l'elenco delle nostre notifiche in quanto avremo uno schermo veramente grande e qui sulla destra avremo tutte le impostazioni senza doverci cliccare e andare a scorrere, diciamo, avremo tutto a portata di dito, come potete vedere. Questo può essere molto utile cambiando la densità pixel o l'interfaccia a un Gmail per le email. Tutte queste applicazioni appunto sono gestibili da quell'interfaccia e quindi noi potremo avere il pieno controllo su tutte quante le applicazioni e su tutte quante le dimensioni delle nostre applicazioni. Quindi, personalizzazione estrema che io per comodità ho ottenuto su smartphone. Stai facendo un affanno proprio. Sembri uno zombie o mi metti quasi timore. Alla stappata. Comunque, niente. E questa paranoid appunto ci offre tutte queste modifiche, non ridere, non ridere che rendo, non ridere, tutte queste modifiche che rendono veramente il nostro telefono un qualcosa di unico e di veramente personale. E appunto, come dicevo prima, la fluidità del sistema operativo è nettamente migliorata, ma ovviamente tutto quello che è bello non è anche perfetto.
per esempio, sicuro. Infatti, sbloccandolo e avendo i permessi di root, saremo molto più Soggetti a rischio. soggetti a malware, nel senso, nel market ogni tanto circolano dei virus e purtroppo, avendo tutto sbloccato, avranno vita facile e potranno entrare liberamente. Qui dobbiamo essere molto attenti, ci sono molti altri effetti Negativi? no, Ah, sì, ho capito. molti Però è effetti contro collaterali. collaterali. Collaterali, nel senso potremmo essere, se metti caso metteremo una ROM instabile, saremo soggetti per esempio a riavvii o applicazioni non funzionanti più sul nostro telefono che magari prima funzionavano perché non sono più, non hanno Portate. più compatibilità. Quindi ovviamente non tutto quello che è bello, tipo la fluidità o la mega personalizzazione, può essere riscontrato come valore positivo. Ovviamente c'ha anche i propri contro. Personalmente la Paranoid è la migliore ROM in assoluto, penso anche meglio della Cyanogen perché vedo le Cyanogen installate da miei amici, ma spesso hanno dei problemi. Questa veramente sembra perfetta per adesso almeno. Vi farò sapere anche in futuro, visto che sicuramente ci saranno altri episodi di applicazioni che passioni o ROM che passioni. E niente, ragazzi, io per questo video è tutto, l'ho anche dilungato troppo, sto vedendo adesso che sono 15 minuti, pazzesco, Più l'intro. più l'intro, vabbè. E niente, ragazzi, questo è tutto quello che vi volevo dire su questa ROM e su questo episodio. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, voi che ROM avete, se avete modificato il vostro telefono, se è originale, se vi trovate bene così. E se siete interessati, perché no, a un prossimo episodio dove vi farò vedere come si installa questa ROM su questo telefono. Ovviamente non la ristallerò io, ma vi darò soltanto le istruzioni per installarla. Farò finta di installarla, diciamo così. Quindi, ragazzi, e nella Sevenfold vi salutiamo e vi rimandiamo a un prossimo episodio di Applicazioni che Passioni o quello che è di LOL, insomma, quello che sarà, quindi ad un prossimo video. E niente, ragazzi, un saluto da Snachino, da nella Sevenfold Ciao. e ad un prossimo video. Ciao! Ciao.